qualche domanda sono... Il dottor Garonna voleva fare una domanda. Proviamo, mi consentite di lasciare la parola a una prima domanda dal pubblico poi. Prego. Lì. Buongiorno a tutti, Raffaele Cataldi, promotore finanziario. Io volevo rivolgere diciamo, una mia personalissima considerazione rispetto alle perplessità espresse dal Presidente Cammarano rispetto alle difficoltà che potremmo definire diciamo, logistiche per i risparmiatori lavoratori nel eventualmente frequentare giornate formative tese all'educazione finanziaria. Proprio ecco, in virtù del fatto che molto spesso queste vanno a non potersi perfettamente allineare agli impegni lavorativi che la gente può avere. Tuttavia mi sembra che si possa anche pensare che ad un bene come quello del risparmio, che comunque all'interno di qualsiasi famiglia rappresenta un valore inestimabile, almeno da quello che mi proviene dalla mia diretta esperienza professionale, mi sembra questa una dichiarazione piuttosto forte. Oggigiorno chiunque di noi riesce a dedicare nell'ambito della propria giornata magari uno o più volte a settimana un'ora, penso magari alla palestra per la cura del benessere, non vedo quale possa essere la difficoltà nell'organizzarsi per partecipare magari una volta al mese ad un evento diretto all'educazione finanziaria. Questa non era una domanda, era un intervento o una domanda? Sì, era una considerazione. Una considerazione. Allora, a meno che qualcuno voglia interloquire... Io solo una cosa voglio dire, evidentemente vabbè, conosciamo due paesi diversi. Io, per quelli che conosco, che vedo anche soprattutto in campagna dove mia moglie porta, cioè, 4 cani e 6 gatti... È un mondo dove assolutamente io non penso che nessuno andrà mai a un corso per fare una cosa. E quelli sono tanti, Però, allora, interloquisco io con lei ora. Un istante solo, Presidente, arrivo subito. Però, oltre 3/4 delle lettere che arrivano, e sono circa 1 migliaio all'anno, a plus 24, arrivano su carta, non sto parlando di lettere cartacee, sono di persone anziane, sono di persone che hanno 55, 60, 70 anni. E giustamente lei è stata citata la vedova, giusto? Per questo, quando a plus cerchiamo ogni settimana di tenere alta la bandiera dell'educazione finanziaria, ci chiediamo se in realtà gli utenti o la domanda di educazione finanziaria, quella che ogni tanto registriamo sul territorio, a Reggio Emilia a gennaio 4 colleghi sono andati a incontri che erano appoggiati dall'assessore provinciale all'economia, dove c'erano anziani. Quindi un tema che facendo ping pong con lei, Presidente, ma poi ovviamente la conversazione è assolutamente comune. La domanda è se l'educazione finanziaria come educazione civica forse non abbia la popolazione anziana, che è anche quella che detiene più risparmio, che molto spesso amministra i risparmi anche dei membri più giovani della famiglia, se forse l'educazione finanziaria civica non debba tenere conto in maniera se non prioritaria quantomeno di pari impegno rispetto all'educazione scolastica. Non so se qualcuno vuole intervenire su questo tema. Sergio. Sì, io intanto vorrei riportare un pochino più di fiducia nell'efficacia della pluralità di iniziative e di pluralità di soggetti e canali che esistono, che possono sicuramente essere oggetto di sinergie, sono d'accordo con il professor Garonna, forse serve una qualche cornice in cui ci possa essere una scelta di campo anche pubblica nell'investire anche semplicemente poche risorse, ma in maniera chiara sul tema dell'educazione finanziaria ed economica. Rispondendo alla tua domanda, Antonio, io direi che c'è bisogno di raggiungere
tutta la popolazione, per motivi diversi, naturalmente, questo è scontato, ma sono anche fiducioso e vorrei trasmetterla questa fiducia, che c'è una abbondanza di soggetti emittenti in termini di informazioni, di iniziative e di canali. Ognuno di noi ormai, anche le persone che vivono in centri periferici, anche le persone che hanno, diciamo così, un po' mature, hanno un proprio palinsesto personale quotidiano di comunicazione, che può essere la radio, la televisione, il giornale, l'iPad, il telefonino, utilizzato in maniera assolutamente originale. E hanno poi dei luoghi di incontro, che sono quelli più importanti, forse da incoraggiare, che sono le scuole, le parrocchie, il centro sportivo. In tutte queste occasioni ci possono essere quelle vivacità che il territorio riesce a intercettare e riesce a soddisfare, purché si sia attraenti e si abbia il linguaggio della concretezza e il linguaggio giusto a quel tipo di soggetto, che può essere il bambino di 7 anni o la persona magari con disponibilità proprio possa aiutare proprio il bambino di 7 anni a prepararsi un futuro. Noi abbiamo messo a punto un piccolissimo manifesto con 7 verbi in prima persona, che leggo rapidissimamente. Il titolo del manifesto è "Se so, non sbaglio", ed è il primo, ovviamente, "Io guadagno", e questo è già un piccolo problema per i giovani, perché è un pochino rinviato il momento del guadagno. Io guadagno, io spendo, io risparmio, io investo i risparmi, io chiedo un prestito, io mi proteggo, io preparo la mia pensione. All'interno di ognuno di questi verbi coniugati in prima persona, ciascuno si riconosce. Leggo soltanto una riga di "io guadagno": distingo il netto dal lordo, so leggere la busta paga, capisco le trattenute, i contributi e i versamenti, conosco l'aliquota fiscale applicata. Qual è un lavoratore che non viene ad ascoltare con la sua busta paga davanti, magari resa anonima, per capire bene cosa c'è? Anche questa educazione finanziaria, che ti aiuta a capire qual è il tuo netto, il tuo lordo, e a poter contare con una prospettiva futura, come sottolineava molto efficacemente il professor Cavazzuti, perché educazione finanziaria è anche questa. Io ritengo che, purché si sia concreti, in qualche modo entusiasti, con le idee chiare e con un metodo, tutti possono essere raggiunti. Noi almeno ci proviamo. Posso aggiungere una cosa? È il suo secondo intervento. No, si sta spendendo il voucher del suo secondo intervento. Molto velocemente, ma per esempio una sorpresa per me è stata, con il consorzio Patichiari, la domanda degli insegnanti. Con il consorzio abbiamo un network, come si chiama, un social network con gli insegnanti, che chiedono strumenti per l'educazione finanziaria per rispondere alle domande dei loro ragazzi. Si scoprono che c'è una domanda fortissima a cui loro non sono preparati a rispondere. E allora, per esempio, con sempre le fondazioni, questo rispetto di venire incontro a questa domanda degli insegnanti. E poi l'educazione finanziaria, e ho finito, si può fare ai più diversi livelli. Per esempio, nell'esperienza di alcune regioni che io conosco, si è molto sviluppata la cosiddetta università del tempo libero, o l'università per gli anziani. Beh, quello è un settore in cui passare istruzioni di elementi di educazione finanziaria, perché è chiaro che l'educazione finanziaria, per il fatto che segue ognuno di noi, richiede strumenti e concetti molto diversi a seconda che abbiamo a che fare con un bambino delle scuole elementari o medie o con un anziano che si vuole istruire su questo. Quindi ecco perché dico, proprio per questa sventagliata che l'educazione finanziaria deve fare con gli strumenti più diversi su tutta la popolazione, non può esserci il manualetto per l'educazione finanziaria. È 10 minuti che devo dare la parola al Presidente Conte Nibali. No, semplicemente volevo agganciarmi a 2 o 3 cose che sono state, che ho sentito, diciamo, che condivido, e dare anche, se possibile, un ulteriore contributo. Intanto, diciamo, rassicuro, penso posso rassicurare tutti del fatto che sarà molto improbabile che in Italia su questo tema avvenga qualcosa tipo mini cup, perché il grande assente in tutto questo dibattito, io lo dico a voce alta, ma l'ho detto anche in altre occasioni, proprio il Ministero della Pubblica Istruzione. Chiunque bussa là non risponde nessuno su questo tema. Sicuramente ci sono altre cose, altre priorità, tutto quello che vogliamo, però credo di poterlo dire a voce alta, lo dico anche forse a nome di altri che non lo vogliono dire, ma il Ministero della Pubblica Istruzione è completamente assente. Mentre dall'altro lato... Perché sta praticando il risparmio. Sì, probabilmente per questo. Mentre dall'altro lato sicuramente confermo
che a macchia di leopardo, seguendo iniziative che sono proposte, però sicuramente c'è una buona risposta da parte invece delle scuole, degli insegnanti e perché no anche degli studenti, perché sono state accennate prima iniziative che altri soggetti stanno portando avanti da tempo e meritoriamente nelle scuole. Anche ANAS sapete che è un progetto economicamente che si rivolge agli studi secondari e anche qua c'è una buona risposta. Anche qua più o meno il metodo è quello che ho sentito da altri, quindi non si va a fare lezioni di finanza ma si cerca di ribaltare invece assolutamente l'aspetto. Dico che è moltissimo piacere che recentemente, un paio di mesi fa, io ho firmato proprio un protocollo d'intesa con la provincia di Roma, che quindi sicuramente c'è un bacino d'utenza molto ampio proprio per la diffusione di questo progetto di istituti secondari, e quindi diciamo che ognuno con fatica a macchia di leopardo alcune cose le fa. Perché poi alla fine, così come ha detto benissimo prima qualcuno, noi secondo me dobbiamo riuscire a ragionare con i ragazzi, con le associazioni dei risparmiatori, con i pensionati, con tutti, su che cos'è effettivamente questa finanza. Il professor Cavazzuti ha detto benissimo, cioè se il concetto è sempre quello che passa, che la finanza è una cosa strana, difficile, starci lontano, la finanza è una cosa che invece è utile, che ci accompagna. Per chi non lo vuole capire, questo fatto sbaglia, perché attraverso la finanza tu riuscirai a comprarti una casa, con la finanza starai un po' meglio quando sarai pensionato, con la finanza riuscirai a organizzare meglio il matrimonio della figlia. E questo è. E allora per forza ci sono una serie di cose che ci debbono accompagnare. Ora io qui ho, a proposito di iniziative o di cose dette, io ho il documento, il protocollo d'intesa che è stato firmato recentemente da una serie di autorità, Banca Italia, Consob, Covi, PIFSBAP, Antitrust, hanno firmato un protocollo d'intesa recentemente proprio in materia di educazione finanziaria, è molto interessante. Ora, possono sembrare anche abbastanza scontate alcune cose, però se queste autorità scrivono in un protocollo d'intesa che le indagini condotte sull'abitudine di risparmio e investimento hanno evidenziato, mi rivolgo anche all'associazione consumatori che in sala vedo presenti, come la gran parte delle famiglie italiane tenga comportamenti in contrasto con il proprio benessere. Cioè questo è una fase molto pesante, deve fare riflettere tutti. E il basso livello di conoscenze accompagnato da una sopravvalutazione delle proprie capacità, una scarsissima capacità di pianificazione per il futuro, un'insufficiente consapevolezza della copertura pensionistica, una maggiore probabilità di cadere vittima dei frodi. Allora, di frodi, che significa? Allora, il fatto di analfabetismo finanziario, la dottoressa Tarantola un paio di anni fa disse che la qualificò come emergenza nazionale, anche questo in un documento ufficiale di Banca Italia. Qua si dice che l'analfabetismo finanziario porta a questi rischi, ed è anche una cosa chiaramente da sottolineare. E poi c'è l'altro aspetto, ma perché l'industria dovrebbe fare educazione finanziaria? Tutto sommato, lo Stato non lo vuole fare. Il governo è assente, i disegni di legge restano lì, i soldi non ce ne sono, il Ministero della Pubblica Istruzione non risponde quando uno bussa. E tutto sommato perché? Io credo che invece noi abbiamo un fortissimo interesse in ogni caso a farla. Bisogna fare sistema, bisogna coordinare, bisogna lasciare però molto spazio alle iniziative. Io che, per esempio, faccio riferimento sempre a questo famoso disegno di legge che ci sono, io spero che comunque non li calendarizzino mai e non li portino mai a compimento, perché secondo me quel disegno di legge alla fine sa che cos'è? È creare un comitato dove ci sono tre persone che si siedono, gli abbiamo dato un posto, solo quello secondo me, e con i soldi che si raccolgono si pagheranno probabilmente. Secondo me, e scrivono il Bignami. Infatti l'impostazione di quel tipo è pericolosa. È positivo che qualche parlamentare si è posta l'esigenza, poi alla fine abbiamo visto qual è stata la conclusione. Creiamo un comitato che decida le conclusioni.